Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Caro coro, accomodate. Alleluia, noi siamo venuti, e dice la Scrittura, al capitolo 12 di Ebrei, siamo fisicamente in un luogo fisico, ma non siamo venuti per questo luogo fisico, dice. Siamo davanti all'invisibile il Dio. Siamo nel Monte Sion, mentre fisicamente siamo qua, il nostro spirito, la nostra parte, c'è una parte di noi che è davanti al Signore. Leggiamolo, così vediamo se riusciamo a comprendere cosa avviene nello spirito quando noi ci riuniamo. Il nostro è un incontro con Dio. Incontrarsi col Signore significa, è vero, andare fisicamente in un luogo radunandoci nel nome di Gesù Cristo, ma nello Spirito, attraverso la fede, si manifesta questo rapporto. E se tu sei venuto con fede, tu sentirai la presenza di Dio, la sentirai. Gloria a Gesù Cristo. Al versetto 18 dice: poiché voi non siete venuti al monte che si tocca con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava, in modo che quelli che la udirono richiesero che nessuna parola fosse loro più rivolta. Al versetto 22: ma voi siete venuti al monte di Sion, alla città dell'Iddio vivente. Ecco, questa sera fisicamente siamo qua, ma nello spirito noi siamo nel Monte Sion. Lode Gesù Cristo. Dice: com'è possibile questo? Com'è possibile? Devi credere che Egli è il Signore, che Gesù Cristo è il Signore. Se tu hai questa fede, il minimo della fede per piacere a Dio è questo: credere che Egli è il Signore, che Gesù Cristo è il Signore, e fidarsi della sua parola. Se tu ti fidi, puoi percorrere la via. È una percorrenza attraverso la fiducia, la benzina e la fiducia. È un veicolo, ma noi possiamo percorrere questa via attraverso la fede. Lode Gesù Cristo. E questo ci permetterà di entrare nel soprannaturale di Dio. La Chiesa di Cristo sulla terra è una parte del cielo. Significa che una parte del cielo viene riversata. E noi siamo una delle tante famiglie di Cristo. Ne sono tante, ma noi siamo una famiglia, e si manifesta dove c'è fede. Se c'è un cuore che ha fede, può vedere. E la fede dice che viene dall'udire la parola predicata, cioè aumenta, cresce, perché noi cresciamo di fede in fede, di valore in valore,
com'era quel canto antico? Verso te cammina, mi può fare per grazia Gesù. Un canto antico dei nostri fratelli antichi, di valore in valore, verso te cammina. Lode Gesù Cristo. Noi camminando verso di Lui cresciamo di valore in valore. Ma che tipo di valore? Valore di fede. E man mano che noi cresciamo possiamo vedere il regno di Dio, vedere le promesse di Dio che si manifestano per noi. Lode Gesù Cristo. Dice: voi siete venuti al monte di Sion, alla città dell'Iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste. Cioè nello spirito noi siamo nel monte Sion, siamo davanti a Lui. Poi lo dice, dice: alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio il giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello di Abele. Lode Gesù Cristo. Si manifesta, questo si manifesta quando noi ci incontriamo. Dice Gesù: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. E quando c'è la sua presenza, egli porta dei doni. Fa uno scambio. Egli è venuto per portare pace e gioia, che sono un dono di Dio. La pace, dice, che sopravanza ogni intelligenza. Non è che uno ha pace per qualche motivo, perché tutto gli va bene, tutto è perfetto. Dice: dal mondo riceverai solo tribolazione. Quindi, come si concretizza questa parola? È che Dio, il Signore che è in mezzo a noi, porta dei doni. Ed egli dà pace. E ogni volta che il Signore Gesù incontrava i suoi, quando Gesù risorto incontra i discepoli che erano riuniti, che erano afflitti, piangendo, ricordando il Signore Gesù, egli si manifesta. E la prima parola che egli gli dice è questa: pace a voi. Pace a voi. Lode Gesù Cristo. Poi lo dice anche a noi, dice: quando entrate in una casa, date la vostra pace, salutatela con la pace. Cioè, quello che tu ricevi, quel dono che tu hai, dallo, perché poi Dio te ne darà ancora di più. Tu pensi di trattenerlo solo per te? Se tu lo dai, ti sarà dato ancora di più. Se noi diamo quello che Egli ci dà, noi riceveremo ancora di più. Questo è uno dei segreti per ricevere dal Signore. Dare. Dare quello che Egli ci dà. Egli ci dà vita, Egli ci dà pace, Egli ci dà la salvezza, e noi dobbiamo dare quello che riceviamo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Il Signore ci sta preparando, perché Egli ci raduna, dice, da tutti i canti della terra, da tutti gli angoli della terra ci sta radunando, da ogni livello, da ogni luogo, e ci sta chiamando alla radunanza, perché Egli
ritorna il Signore. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli ci mostra sulla croce questa via nuova che ha inaugurato per noi, una via che porta nel cielo, che ci collega a Dio. E questa via è egli stesso. E chiunque crede nella persona di Gesù Cristo e lo accetta nel suo cuore come suo Dio e suo Salvatore, dice, passa dal potere delle tenebre al potere del Signore Gesù Cristo, al potere della luce. Dice, dalle tenebre alla luce, solo attraverso la fede, credendo nella parola. Lode Gesù Cristo. E cambia lo stato, lo status animico nostro. La Bibbia parla di tanti uomini, tante donne che hanno speso la loro vita, il loro denaro nei medici per ottenere guarigione, per ottenere liberazione. C'era una donna, dice nella scrittura, che aveva un problema da molti, molti anni. Dice, spese tutti i suoi averi nei medici. Poi quando finì la sua riserva economica, dice la scrittura che andò dal Signore Gesù. Sentì parlare di Gesù che guariva. E lei disse, se io tocco anche il lembo del suo vestito, io so che egli mi guarirà. Guarda che fede che aveva questa donna. Dice, solo nel toccare il vestito di Gesù. Lode Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo è venuto per dare vita, per dare guarigione, per dare liberazione. Egli è venuto per dare. E in questo tempo che noi viviamo su questa terra, egli vuole dare a ognuno di noi i suoi doni. Capitolo 9 di Atti. Questa parte di scrittura parla dell'Apostolo Paolo, della sua vita prima e come conosce il Signore. L'Apostolo Paolo era, il suo nome era Saulo, ma Dio poi cambia il nome, come l'Apostolo Pietro. Quando la sua natura spirituale viene cambiata, gli viene dato un nome nuovo. Ma lo dice la scrittura che noi abbiamo un nome nuovo che è scritto nei cieli. Quando noi crediamo in Lui, accettiamo Lui, il nostro nome viene scritto nei cieli, un nome nuovo. E l'Apostolo Pietro, prima di conoscere il Signore, era Simone il pescatore, poi diventa Pietro, Cefa, proprio la traduzione è pietra, poi
chiamato Pietro, ma è pietra, perché egli era così fermo nelle cose di Dio, nel rapporto con Gesù Cristo, che il Signore lo chiama pietra, Cefa. Dice: tu sei pietra. E questo glielo dice quando lui gli risponde per lo Spirito Santo. Gesù ogni tanto chiedeva a coloro che lo seguivano, gli faceva delle domande. Dice: ma che dicono le persone che io sia? Che dicono di me? E i discepoli iniziarono a raccontare. Dice: qualcuno dice che sei un profeta, qualcuno dice che sei l'Elia, qualcuno dice che sei da Dio. Ma... e lui chiede: ma voi che pensate di me? E Pietro risponde e gli dice: tu sei l'unto di Dio. Lode Gesù Cristo. Tu sei il mandato di Dio. Solo da te noi riceviamo parole di vita eterna. E Gesù risponde e dice: non è carne e sangue che te l'ha rivelato, ma è lo Spirito del Padre mio. Ecco, tu sei Cefa, gli dice, tu sei pietra. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, dice il Signore Gesù. E quando parla di pietra, parla della rivelazione. Cioè Pietro ha la rivelazione di chi è Gesù. E la chiesa di Gesù Cristo è fondata sulla rivelazione. E poi gli dice: a te ti vengono affidate le chiavi, tu che hai la rivelazione, le chiavi del regno di Dio. Poi qualcuno ha interpretato che lui c'ha il mazzo di chiavi, ma il Signore a Pietro gli affida le chiavi, dice: la chiave del regno è la rivelazione della persona di Gesù Cristo. E la rivelazione si ottiene attraverso un cuore che ha fiducia, un cuore che ha fede alla rivelazione del Signore. Intende le cose del cielo, le può intendere. Pietro non è che era una persona, dice la scrittura, non è che era una persona istruita, era un pescatore. Non era un dottore della legge che conosceva le scritture. Infatti quando lo sentono predicare dice: ma sicuramente questo è uno di quelli che seguiva Gesù, perché parla come lui. Pietro aveva imparato da Gesù e parlava come Gesù, operava come Gesù. Infatti un giorno, andando al tempio, lui e Giovanni incontrano uno che era nato storpio, zoppo, ed era alla porta del tempio. Dice: tutti i giorni chiedeva l'elemosina e si imbatte in Pietro e Giovanni. E mentre gli chiede l'elemosina a Pietro e Giovanni, Pietro risponde, dice: guarda, oro e argento non ne ho, tasche vuote. Dice: ma quello che ho te lo do. Dice: oro e argento non ne ho, ma quello che ho io ti do. Guarda Pietro, che cosa aveva questo Pietro? Aveva qualcosa che vale più dell'oro e dell'argento. Dice che egli prende
quest'uomo zoppo seduto e gli dice: alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo. E dice che lo prende e lo alza, lo prende con fede e lo alza. Lode Gesù Cristo. Che bello. Io voglio chiedere al Signore, dico per noi, per me, io dico per me e anche per voi, che cosa meravigliosa avere quello che aveva l'apostolo Pietro. Che meraviglia. E dire: alzati e cammina nel nome di Gesù Cristo. Capitolo 3 di Atti. Dice: ora Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona, e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi, guarda noi, guarda, guarda noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Dice: ora mi daranno qualche pezzo d'oro, pezzo d'argento. Ma lui ha ricevuto più di oro e di argento. Cioè egli, quando ha ricevuto più di quello che magari si aspettava, di più. Egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, non solo oggi non c'è né argento né oro, neanche allora. La crisi, c'era crisi pure allora, anzi oggi si vive meglio. Dice: ma quello che ho te lo do, quello che ho. L'apostolo Pietro, stando con Gesù, non fu arricchito di oro e di argento. Lode Gesù Cristo. Ma fu arricchito di fede. Lode Gesù. Di fede. Egli fu riempito. Quando noi, pace, lode Gesù Cristo, egli fu riempito dal Signore ed era ricco di fede. E la fede si trasmette, fratelli, non si compra. Qualcuno tentò di comprare i doni di Dio, ma fu maledetto, perché i doni di Dio non si possono comprare, si ottengono per fede, si ottengono credendo e mettendo in pratica la fede. Per esempio, il venire al culto è un'azione di fede. L'alzata di mano, io vi faccio alzare la mano ogni tanto, è un'azione di fede. Manifesta la nostra posizione del cuore. Ed egli aggiungerà questa sera alla nostra fede un'altra fede.
Pietro era uno che ne aveva così tanta che non solo bastava per lui, ma la poteva dare agli altri. Che meraviglia! Un uomo ricco di fede. E dice che la fede, la scrittura, vale più dell'oro e dell'argento, vale più delle cose preziose, delle perle. La fede. E guarda che gli dice. Dice: quello che io ho, te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò. E in quell'istante le piante, le caviglie dei piedi, gli si raffermarono. E d'un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando il Dio. Poi immaginate questa scena. Che questa scena, chi non sa, potrebbe pensare che all'interno del tempio ci fu gioia. Non fu così, perché all'interno del tempio c'erano i religiosi, quelli, i farisei, che erano scettici, che erano contro Gesù e che presero Pietro e Giovanni e li mandarono al tribunale. Dice: non si fanno queste cose. I religiosi presero Pietro e Giovanni dicendo: queste cose non si fanno, specialmente se è di sabato, perché il sabato era un giorno dove non si doveva fare niente. E il Signore Gesù, se noi guardiamo, molte opere lui le fa contravvenendo alla legge mosaica, nel senso, ma contravvenendo a quelle posizioni della legge mosaica che è contro la misericordia, la pietà e l'amore. Cioè, Gesù è venuto per rompere quello spirito farisaico. E quindi le sue azioni rompono con quell'indirizzo scritturale dove dice: oggi è sabato e non si fa nulla. Dice: voi di sabato, quando una vostra pecora cade nel burrone, voi che fate? Non andate a salvarla? È sabato. Dice: no, deve morire. Deve morire perché è sabato. Dice: quindi non c'è pietà, non c'è misericordia. È sabato, si muore, si può morire. E quindi la legge a che serve? Gesù è venuto per dire: la legge a che serve? Se poi voi fate morire i vostri fratelli. Cioè, egli è venuto per salvare. Quindi ci ha mostrato questa via di salvezza, questa via di amore, non rigettando le scritture, ma arricchendo le scritture con l'amore e con la pietà. Egli è venuto per aggiungere vita a ciò che in effetti, per quello che era, produceva morte. Alla fine la scrittura, lasciata così in mano a dei religiosi, era diventata un'azione che produceva morte. Lode Gesù Cristo. Poi la storia ve la leggete a casa. Ma guardiamo la ricchezza che aveva questo apostolo. Questo servo di Dio, non solo Pietro, anche Giovanni. Qua mostrano una comunione dove
non si bisticciano chi deve parlare, chi deve operare. Qua mostrano che ognuno sa stare al suo proprio posto e che se Dio aveva unto in quel momento Pietro, Dio si serve di Pietro. Lode Gesù Cristo. Erano in due. Lode Gesù Cristo. Dice: quello che io ho, io ti do. Fratelli, io credo che la venuta del Signore lo annunziano i profeti di allora. Annunziavano che la venuta del Signore Gesù era imminente. Lui era salito nel cielo e già annunziavano la sua venuta. Io credo che oggi, dopo 2000 anni, la sua venuta è sempre più vicina. Dice che quando l'Evangelo sarà predicato a tutte le creature di questa terra e tutti avranno ricevuto la verità, egli tornerà. Questo è uno delle cose che deve avvenire. Se noi guardiamo l'evoluzione dell'uomo, delle tecnologie, della comunicazione, oggi siamo in una fase incredibile. Ormai si arriva dappertutto con tutti i mezzi, non c'è bisogno. Appena l'ultima creatura riceverà la verità, egli torna. Dice: tornerà così come l'abbiamo visto salire in cielo, dicono i servi di Dio. Così egli tornerà sul Monte degli Ulivi. E quando egli tornerà, dice, chiamerà i suoi, dice, con voce d'arcangelo, con la suona della tromba, e radunerà il suo corpo. Anche le fiction, il cinema sta parlando di questo. Gesù torna, è un fatto. Ecco, se noi abbiamo questa conoscenza del ritorno di Gesù, noi vedremo che ragioneremo in maniera diversa con le cose intorno a noi. Se noi abbiamo questa coscienza che il Signore torna, ragioneremo diversamente nel rapporto con le cose intorno a noi, ve lo assicuro. Il Signore è venuto, è tornato nel cielo, ha dato il suo Spirito. Noi abbiamo per grazia lo Spirito Santo che è dato alla Chiesa. Ed egli annunzia in tutti i luoghi della terra. Io ho condiviso su Facebook una cosa che aveva messo un fratello del Sud America, che non conosco, però è una cosa, ecco, non per il filmato, ma è per il senso che ogni uomo di Dio sta sentendo e sente che la venuta del Signore è imminente. Ma non solo qua in Europa, in Italia, in Sud America. E ho visto che tante persone sparse nel mondo, in America, ho visto questo, sentono questo. E non ci siamo parlati, non è che ci parliamo, non è che comunichiamo, è lo Spirito Santo che ci fa sentire questo. Lode Gesù Cristo. E la cosa più importante è il nostro rapporto con Lui, perché quando egli tornerà, dice che rapirà la sua Chiesa, una parte, poi quelli che credono in Gesù ma che sono freddi, dice che rimarranno e se la devono vedere con l'Anticristo, se la devono vedere con la manifestazione più negativa che c'è sulla terra.
e poi potranno ottenere la vita eterna al costo della vita. Gloria a Gesù Cristo. Ma dice il Signore alla Chiesa di Filadelfia, dice: poiché tu hai serbato la parola, poiché tu ami i fratelli, lode Gesù Cristo. E l'amore è nei fatti, fratelli, non è nella teoria. L'amore si concretizza nei fatti. Gesù ha mostrato l'amore di Dio, è venuto sulla terra, si è incarnato in un corpo umano e ha compiuto un sacrificio per noi, ha compiuto un atto. L'amore si traduce in fatti di amore. Lode Gesù Cristo. Dice: poiché tu, anche se hai poca forza, ma hai serbato la parola. Capitolo 3 di Apocalisse, versetto 7. Dice: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi. Dio parla all'angelo della chiesa, poi l'angelo della chiesa parla alla chiesa. Queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, lode Gesù Cristo. Quando parla all'angelo della Chiesa, parla all'angelo della Chiesa e alla Chiesa, perché poi l'angelo parla alla Chiesa. Conosco le tue opere, quindi siamo chiamati a fare delle opere. Conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto dinanzi una porta aperta, c'hai una porta aperta. Abbiamo una porta aperta col Signore. Dice che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Non hai rinnegato il mio nome. Chi non rinnegherà il suo nome? Dice, dopo che egli verrà, sarà salvato. Chi non rinnegherà il suo nome, anche dopo? Dice, poiché non hai rinnegato il mio nome. Che meraviglia. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, ma non lo sono. Mentiscono, ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato, perché tu hai serbato la parola della mia costanza. Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento. Cioè, l'ora del cimento, il momento della grande tribolazione. Alla Chiesa di Filadelfia, la Chiesa di Filadelfia sarà preservata. Lode Gesù Cristo. Parla alle sette chiese. Ci sono i sette spiriti di Dio, le sette chiese di Dio, e delle sette una viene preservata. Perché tu hai serbato la parola della mia costanza, io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra.
Ecco, io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo dappresso all'Iddio mio, ed il mio nuovo nome. Parlavamo di un nuovo nome. Egli ci darà un nome, un nuovo nome. Lode Gesù Cristo. Se tu sei disposta a mettere in pratica la parola, ad avere fede, e praticando quello che tu ricevi, la tua fede crescerà. E quando egli tornerà, egli ci darà tutto questo che noi abbiamo letto. Lode Gesù Cristo. E metterà un nome nuovo. Noi avremo un nome nuovo. Io, per esempio, quando mi parlano di prima, io dico, ma quella è un'altra persona. Io oggi ho un nome nuovo. Non c'entra. Io sono, come dire, come Paolo, come Pietro. Io non mi rivedo nelle cose antiche, nel vecchio uomo. E se tu credi nella sua parola, egli ti darà un nome nuovo, una nuova natura, un nuovo spirito, un nuovo cuore. Dice che in Ezechiele, quando egli verrà, egli lo farà e lo sta facendo in mezzo a noi. Dice, egli rinnova il nostro spirito e ci rinnova dentro. Salmo 52. Quando andiamo a lui, egli ci rinnova. Questa sera egli ci sta rinnovando. Rinnovando dentro, nel cuore e nello spirito. Ci rinnova. Ecco, chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lode Gesù Cristo. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È lo Spirito Santo che parla alla Chiesa e sta dicendo, prepariamoci a incontrare lo Sposo. Dice, noi siamo la sposa. La Chiesa è la sposa e noi ci dobbiamo preparare. Come si prepara una sposa per incontrare lo sposo? Gloria a Gesù Cristo. Prepariamoci, vegliamo sulla nostra vita e mettiamo, come dice l'Apostolo Pietro, tutta la nostra premura per aggiungere a quello che noi abbiamo, alla fede e alla virtù. Alla virtù, la conoscenza, eccetera. Aggiungiamo, mettiamo tutto la nostra premura, tutto il nostro impegno, perché viene da noi, fratelli, non dipende dal vicino, non dipende dal Signore. Il Signore ci vuole tutti salvati e ci vuole con Lui nel cielo. Ed Egli dice che ritarda la sua venuta perché vuole permettere che tutti si salvano. Sai perché egli ritarda? Perché egli sta aspettando che tutti giungano alla salvezza. Lodi a Gesù Cristo. Signore, grazie. Nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Noi, Padre, ti vogliamo ringraziare. Signore, ti vogliamo ringraziare per tutto quello, Padre, che stai facendo per noi. Grazie Signore per la Tua parola, grazie per la Tua presenza in mezzo a noi. Io Ti voglio chiedere, Signore, spandi le Tue benedizioni, spandi il Tuo Spirito, Padre, su ognuno di noi. Facci sentire il bisogno, Padre, facci sentire la premura, Padre, nel aggiungere alla nostra vita, Signore, i valori che vengono dal cielo, Padre. Io Ti chiedo, aggiungi, Padre, in ognuno di noi, Signore, una fede maggiore,
Aiutaci, Signore, a servirti, a fare l'opera tua su questa terra. Preservaci dal male. Guidaci tu, Signore. Ti voglio pregare per l'opera, per la Chiesa, per le famiglie, per quelli che sono sulla via della salvazione. Padre, per tutto la città, Signore, in cui viviamo, Signore. Benedici, Padre, metti la tua mano. Aiutaci, Signore, a predicare l'Evangelo, Signore, a fare la tua volontà, Signore. Dacci la forza nell'essere franchi, integri e retti, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Se qualcuno ha una preghiera che onora il Signore. Uno. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Un canto.